Ragazzi, io non ho parole, ragazzi, io non posso credere a quello che sta succedendo. Perotti si è appena fatto parare un calcio di rigore che Non da Perotti. sarebbe significata salvezza quasi certa per la Salernitana. Ci abbiamo manca a parlare per Non da Perotti. l'emozione. È un rigore non da Perotti, ragazzi. Ne abbiamo visti noi tifosi romanisti battere Tantissimi parecchi. battuti perfettamente, è uno Parecchi. specialista in tutto e per Non da tutto. Perotti. Un qualcosa di clamoroso e andiamo a reagire in diretta come sempre dal minuto 86 fino alla fine della partita a tutto quel che accadrà. Ma c'è da dire una cosa, ragazzi, che oggi se la Salernitana non si salva per colpa di un Delicato. giocatore che sta facendo il suo lavoro in Mamma mia. realtà, Ma Vicario. l'ha fatto particolarmente bene quest'oggi, Ma c'è presente la doppia parata? mamma La mia. doppia parata ha fatto un riflesso quasi sulla linea Una cosa e di richiamo spettacolare. con un Col tiro di un piede. giocatore, Le alza il piede. piede e fa la scureggia. Sì, non proprio. Alza il piede, la spizza e la manda alta E con un poi tiro che sarebbe entrato da quell'angolo 100%. nasce poi il gol del pareggio E della tu mi hai detto, guarda Salernitana. che Guarda che lo fanno, mo pareggia, guarda che lo dicevo no, fanno. sta partita va a finire così, è stregata per la T'avevo Salernitana detto, perché... almeno uno lo fa. Almeno uno. Ci arriviamo con Ciao, ben calma. ritrovati ragazzi. Mi piace per supportare i nostri contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati, per ricevere in tempo reale, scusate mi sta risalendo tutto, le notifiche sul cellulare ogni volta che pubblichiamo. Ci abbiamo altri due canali YouTube, uno di calcio parallelo a questo e uno non di calcio. Li trovate qua sotto in descrizione o compariranno qui durante il video. Che t'avevo detto io nel video dei pronostici però? Sì, Che t'avevo assolutamente. detto? La Salernitana farà la partita, ma secondo me sarà una partita stregata in cui la Salernitana crea e l'Empoli segna. Che cosa abbiamo visto nel primo tempo e che cosa abbiamo visto fino a poco prima del pareggio? Proprio quello, Quello! proprio quello. Perché è così che funziona. Quando una squadra... Guarda, quando la Salernitana, dico... Certo. Quando una squadra... Oppure mo l'Empoli ripartenza, i frega, guarda. Quando una squadra... In ripartenza sarebbe proprio una Sarebbe una beffa fregatura clamorosa. totale. Quando una squadra non c'ha niente da perdere, e Sì, lo ha detto gioca anche più Fazio a fine tranquillo. primo tempo, è Gioca più inutile che tranquillo. ci giri intorno. La pressione passa tutta dalla tua. Seppur nell'ultimo periodo tuo storico c'hai un andamento punti clamoroso e stai facendo veramente grandi E cose, ma potresti tu c'hai. battere l'avversario che ti ritrovi davanti non ad occhi chiusi, ma Ma quasi. quasi passeggiando. L'ansia da prestazione Eh può sì. fare la differenza, soprattutto dopo che i minuti avanzano, dopo che la palla più ci provi e più E non più non entra, entra. ma poi il motivo è pure un altro, perché dici ho fatto tanta fatica, ho penato per un campionato intero, sono sempre stato all'ultimo posto della classifica e adesso che mi ritrovo quasi clamorosamente al quart'ultimo posto, salvo, e devo solamente fare quell'ultimo passo che mi permette di avere la garantezza, La cioè, garanzia la garanzia della salvezza. della certezza, esatto, proprio essere certi della salvezza. E poi ti ritrovi con l'Empoli in vantaggio, è normale che un pochino di strizzetta la provi. Poi, Però raga, hanno reagito hanno comunque, reagito eh? Hanno reagito comunque. comunque perché le azioni le hanno create. È stata una squadra solida sotto ogni punto di vista. Sì. Una squadra La veramente che Salernitana che abbiamo visto nelle negli ultime ultimi partite. periodi, che negli atteggiamenti, ragazzi, veramente avesse, posso dire questa cosa, Sì. avesse giocato con questa fame, con questa cattiveria e con questo atteggiamento da inizio stagione, seppur poi è arrivato il mercato di riparazione Che che ha ha aiutato migliorato e ha parecchio. aiutato la situazione, Ha però aiutato parecchio. con questi atteggiamenti, se non ti senti la squadra più scarsa di Serie A, perché poi magari a inizio campionato non te senti la Cinque più scarsa, minuti di no? recupero. 5 minuti di recupero. Magari tu a inizio campionato non te senti la squadra più scarsa, ma Ma mano a non. mano che le prestazioni negative vanno Attenzione, avanti. attenzione all'Empoli, attenzione all'Empoli. T'ho detto fa. Entrano in area, continuano a mettere pressione alla Salernitana. Sepe si è incazzato come una Stanno biscia. cotti, stanno però cotti pure la Salernitana perché hanno sprecato veramente tanto. Hanno dato il 200%, se non il 500%, una palla messa in mezzo. E un Esatto. difensore della Salernitana arrancando la butta in calcio d'angolo. Dal momento in cui passano le partite e a inizio campionato vedi che non riesci a vincere, che non riesci a vincere e in classifica stai dietro a tutti, è ovvio che ti senti la più scarsa ed è ovvio che psicologicamente condizioni quella che è la tua stagione. Certo. Ormai tutti la davamo Per per spacciata. retrocessa. Chiunque, Poi raga, è inutile che ci prendiamo giro. è successo l'opposto, si è ribaltata la situazione e dal punto di vista mentale, con lo stesso atteggiamento però all'inverso, prima ti sentivi la più scarsa e non vincevi mai, poi
Poi da quelle là sotto hai cominciato a sentirti più forte e vincevi sempre o quasi. Esatto. Pure con noi stavano a rischiare di vincere. Infatti e nella partita dopo hanno cominciato a fare quello che hanno fatto. Ma già si vedevano là i segnali della bravura e della grandezza di questa Salernitana. Tre vittorie consecutive dopo la sconfitta contro di noi, se non ricordo male. E poi da lì è cominciato, insomma, quel ciclo delle partite senza sconfitte che al momento sta permettendo alla Salernitana di issarsi al quart'ultimo posto. E se la partita dovesse finire in questo modo, ci sarebbe una opportunità clamorosa. Ma per non sa, fermate. Allora Perotti, analizziamo un attimo il rigore di Perotti. Perotti lo ha battuto diversamente dal solito, perché l'abbiamo visto, ha fatto un classico calcio di rigore come se ne battono tanti. Perotti c'ha un suo modo particolare di batterli. Oggi non l'ha battuto assolutamente. E l'ultimo così. Perché mi pare che un altro aveva già tirato con la Salernitana. Non mi ricordo se l'aveva tirato così o se l'aveva tirato come tirava con noi. Te posso dire la verità, non mi ricordo. Sai che non mi ricordo manco come tira Perotti. Ma tira tipo Jorginho. Ma come li tirava? No, è un po' diverso. No, in modo diverso. Però diciamo diverso. Che c'ha perché dei tempi particolari. Fa ogni tanto il saltello. Perotti praticamente passeggia, cammina sulla palla e poi la piazza. Fa un movimento, aspetta il movimento opposto del portiere e la piazza dall'altra parte. Non l'ha tirato come li tira solito. Non l'ha tirato assolutamente in quel modo. E Vicario, però, devo dire, è stato bravo perché ha intuito bene l'angolo e si è disteso bene a conferma della prestazione clamorosa. Ecco! Ha fatto un'altra parata, ragazzi. A conferma della prestazione che ha fatto oggi Vicario, ragazzi, forse migliore in campo. Ma non è la prima volta. Forse migliore in campo per quello che abbiamo visto. Non è la prima volta oggi, che ragazzi. Vicario sforna prestazioni di questo tipo. No, Vicario, secondo me, è un gran è portiere. Bravissimo. È veramente bravo. Perotti nel frattempo si destreggia e prova. Sì, però l'occasione migliore te la sei pappata. È bello del zio. Tu c'è. Non so se vi state a rendere conto. 2 minuti scarsi, Ma con una vittoria, la Salernitana, ovviamente poi il Cagliari c'ha l'Inter in casa, no? Era proprio quello che stavo per dire. Dovesse finire così la partita, per il Cagliari si profila una clamorosa occasione. Però, è difficile però per il Cagliari perché c'ha pur sempre l'Inter. Però tu pensa, se tante volte il Cagliari riesce a vincere, automaticamente si ripiazza al quart'ultimo posto a 32. E guadagna la Salernitana 29-31 a una giornata dal termine. Ma praticamente mette quasi fine pure alla lotta a scudetto. Cioè la partita Cagliari-Inter potrebbe essere decisiva su due fronti, testa e coda. Quindi seguiamola con attenzione, non diamo per scontato tutto quanto e godiamoci io non sta credo, serie. Allora però io questo te lo devo dire. Io non credo il Cagliari riesca a fare. Forse potrebbe strappare un pareggio se becca l'Inter in una situazione di stanchezza. Poi per carità, mai dire mai. Guarda, il fatto è che Milan-Atalanta gioca alle 18 e Cagliari-Inter alle 20:45. Quindi c'è un contropiede 3 contro 4 clamoroso che vogliamo seguire? Logica, la mette sotto subito in mezzo. No, se punti e rientri te capisce, vabbè, ma te capisce. Là, devi essere pure un po' sveglio, devi essere pure un po' furbo. Mettetela in the box perché la partita è terminata, mancano 20 secondi, siete costretti a farlo. Troppo semplice la... È comunque un punto buono, Sì. Per la Salernitana è comunque un punto buono perché metti che il Cagliari la pareggia... 10 secondi. Se il Cagliari la pareggia e la Salernitana ha pareggiato, balla resta in mezzo, invariato... Guarda che buona... Resta invariato il divario tra le due squadre. Se il Cagliari pareggia si rimane perché invariato. Quanto sarebbe? Sarebbe un punto più al Cagliari, metti? 30. 31-30. 31-30 però perché l'arbitro lascia giocare, ecco. Alta. La conclusione della partita. L'Empoli all'ultimo secondo, ragazzi. Sì, esatto. Stava per succedere forse, eventualmente, un patatino. Ma guarda che mi sa che dà ancora qualche secondo. Eh sì, perché sono stati fermi un minuto e mezzo. Sta recuperare più di qualche secondo. Sono stati fermi un minuto e mezzo. Quindi forse si arriva fino al 96esimo. Raga, fino alla fine, secondo Seguiamoli. Me. Secondo me La Salernitana ancora ci vuole provare. No, palla in mezzo. Vai di. La salvezza, no, se continua così, se sta partita finisce così, io mi permetto di dire che si decide all'ultima giornata di Serie A.
Attenzione perché riparte per l'ennesima volta l'Empoli. Adesso mancano veramente 10 secondi. Pochissimi secondi, ma non credo che segnino. Potrebbe essere dai. l'ultima azione. Se segnano mo, comunque la Salernitana ha dato veramente il tutto per tutto. Guarda. Fino all'ultimo. Meritavano anche. Senti, meritavano pure di vincere, secondo me, sta partita. Se non fosse stato per Vicario, se avessero trovato un portiere un po' più tranquillo Empoli. Oggi probabilmente sì, staremo parlando de quasi salvezza e dei tre punti. Guarda. No! C'è mancato tanto così, ragazzi. Tanto una rovesciata così, della mantia e a momenti entra 1-1. Questo è quello che è successo. Ciao. Alla prossima.